Fatte le decorazioni, pensiamo alla tavola. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo video dedicato al Natale, nuovo video dedicato alla tavola del Natale. Ho pensato oggi di proporvi un segnaposto molto divertente, molto natalizio ed allegro. Un segnaposto che però può essere rivisitato anche come decorazione per l'albero oppure come abbellimento per i vostri pacchettini. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come creare questo. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro segnaposto Lucina di Natale, un segnaposto veramente veramente carinissimo. Allora, ci occorrerà innanzitutto una lucina di queste. Queste si comprano anche le cinesi in confezioni da 3 a 2 euro e sono quelle in pratica dove l'accensione è data da, adesso in camera non si vede niente, ecco, da un interruttore e dalla batteria, quindi nessun problema di incendi. Dell'accetto io qui ne ho diverse campionature. Degli strass mi occorrono rossi e neri. Io rossi più piccoli e neri un po' più grossi. Io neri non li ho, quindi li ho resi neri utilizzando un poco di smalto per unghie. Stessa cosa vale per i rossi. Se non li avete, magari li avete tutti trasparenti, utilizzate gli smalti rossi e neri per renderli del colore che volete. Un tagliabalza, matita, un marker, un pennarello o una penna con un bel colore, delle forbici, un righello, la pistola per colla a caldo e relativa stecca, facoltativo lo scotch biadesivo che può essere sostituito con della colla, e in questo caso la colla di riferimento è sempre l'attaccatutto, del cartoncino nero e dei cartoncini per appunto scrivere i nomi dei commensali. Ma l'elemento più importante di tutti è avere un pochino, non tantissima, ma un pochino di carta velluto nera. Se ce l'avete adesiva come ce l'ho io, meglio ancora, se no dovrete ricorrere alla colla per appiccicare la carta velluto sul cartoncino nero. Cominciamo subito. Adesso prendiamo la nostra decorazione. Queste decorazioni, come vedete, hanno la fiammella che ha una virgoletta. Mettete questa virgoletta verso l'alto di fronte a voi. Vedete, io ce l'ho così. E prendiamo il nastrino prescelto. Preso il nastrino, dobbiamo fare un bel giro attorno a tutta la circonferenza e poi chiuderlo con un nodino proprio sotto. Però per fare ciò dobbiamo assicurare il nastrino alla candela. Potete utilizzare o lo scotch o della semplicissima attaccatutto. Io ne userò pochissima, ma userò l'attaccatutto per fare prima e per rendere più tenace l'aggancio. Ma guardate, proprio sporcherò appena in maniera quasi impercettibile quella lungo la circonferenza. Quindi prendo il nastrino e lo attacco tutto attorno, così, da una parte e dall'altra, e faccio il fiocco proprio sotto la fiammella. Fatto il fiocchettino, adesso dobbiamo creare il viso del nostro pupazzo di neve, perché questo stiamo facendo. E allora, adesso come prima cosa facciamo gli occhietti. Con un punto di colla prendiamo lo strassino nero che avevamo fatto e lo appiccichiamo lì dove deve andare. Tacchete. E adesso lo giro verso di me perché sennò non vedo dove metto le cose e poi vengono messe male. Prendiamo l'altro strassino, adagiamo anche lui al suo posto. Pappete. Fatto ciò, già state intuendo, lo so, prendiamo un po' di brillantini rossi e costruiamo un bel sorriso al nostro pupazzo di neve. Eccolo che ci sorride, poi con il naso ancora non è finito, manca il pezzo forte, e poi col naso acceso sarà carinissimo. Prendiamo carta o cartoncino nero e disegniamo quella che sarà la forma del cappello. Disegniamo un piccolo cerchietto, ma non vi preoccupate perché la sagoma la troverete sull'album Facebook della pagina
disegniamo la sagoma del cappellino. Io adesso faccio la sagoma, poi non vi preoccupate perché la troverete sull'album Il Natale di Arte per Te. Non so se vedete, io ho fatto del tutto a mano libera. E poi, come sempre direi, e poi con qualunque mezzo di fortuna dobbiamo creare un cerchio, o un laccetto, o un rocchetto per laccetti, e creo anche un cerchio. Quindi ritaglio queste due forme. Ritagliate le due sagomine, prendo la mia carta adesiva velluto, rimuovo la pellicola, voilà, la poggio in piano e attacco una e due entrambe le sagome. Quindi ritaglio l'eccesso e poi quello a cerchietto lo fodero anche dall'altra parte, quindi questo qui solo da un lato, mentre quello a cerchietto da ambo i lati. Adesso questo costituirà il cappellino del nostro pupazzino. E allora cosa faremo? Sporco con poco di colla la parte alta, quella proprio prospiciente al cerchietto qui, e poi anche uno dei due lati, così, e faccio questo lavoro di avvolgimento, tac, e chiudo. E chiudo così dalla parte superiore anche il cappellino, mettendo un po' di colla qua sull'interno. Voilà, e abbassando sulla circonferenza. E allora un po' di colla sul bordo interno e appiccico più o meno al centro. Cappellino quasi fatto, manca il tocco di classe, ragazzi. Volete che non abbia tutto un giro che richiami la sua sciarpina? Assolutamente no, questo è un cappellino come si deve. Quindi un pizzico di colla nella parte inferiore, tutto attorno, e avvolgiamo, e voilà, guardate che scicchettoso. Io metterei anche un paio di strass qui su per farlo ancora più trendy. Che carino, lo vorreste anche voi un cappellino così? Dite la verità. E adesso un po' di colla qui e apponiamo il cappellino un po' sulle 23, così. Fatelo stare ben bene. No, è fantastico, ragazzi, io sono piegata in due dalle risate. Fate asciugare, quindi adesso in questo momento può essere qualunque cosa, un qualcosa per i pacchetti, una decorazione se mettete il filo dietro. Noi adesso lo stiamo trasformando in un fermatovaglioli. Quindi farò passare in un fermatovaglioli segnaposto, quindi farò passare qua dietro il filo e poi al filo aggancerò il tag con il nome del commensale. Quindi prendo il filo, con un micro puntino di colla lo aggancio proprio nel vano della batteria, che è quello quindi che si può rimuovere più facilmente, e metto la colla dietro, ok? Così. E lascio asciugare. Nel frattempo prepariamo un tag. Io lo farei tondo, taglio il cerchietto tondo con una misura un po' più piccola, proprio mezzi di fortuna, faccio una circonferenza invece bianca e su questa proprio scriverò il nome. Appiccico il secondo sul primo cartoncino, così. E scrivo qui al centro del tag il nome del mio commensale. Ok, anche il tag è pronto. Tra l'altro questo è un marker particolarissimo, preso sempre da Lidl. Non è rosso, è argentato e lascia soltanto, vediamo se riesco a farvelo vedere, il profilo esterno rosso. Quindi viene il dentro argentato contornato da un filino piccolissimo rosso. A questo punto questo lo farò pendere tipo qui, semplicemente bucando con una fustellatrice. Facciamo scivolare dentro dal retro, mi raccomando, questo è importante. Voi direte perché?
perché sennò non viene bene agganciato, e quindi poi leghiamo attorno al nostro porta tovaglioli, così, in modo che chi va alla ricerca del proprio nome possa trovarlo nel proprio posto. Naturalmente abbiate l'accortezza, prima di invitare i vostri commensali a tavola, di accendere la lucina sul retro, tac, in modo che il tavolo brilli di simpatia e felicità. Bene, spero che questa proposta, un po' diversa dal solito, giovane e divertente, vi piaccia per la vostra tavola di Natale, oppure per pendere dal vostro albero, o anche per impreziosire i vostri pacchettini. Io vi lascio alle foto e noi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Carino. E allora, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un tin pollice luminoso all'insù, condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, per favore, questo aiuta tanto tanto ad Arte per Te a rimanere alta nelle indicizzazioni di YouTube e quindi ad essere trovata. Se pensate che io me lo meriti, fate anche questo e io vi ringrazierò, grazie. E che altro? Vi aspetto sempre sui miei due canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, e vi aspetto sempre su tutti i miei social, Facebook, Instagram, mi raccomando, venitemi a trovare, passiamo le feste insieme. Adesso correte tutti a preparare tanti segni a posto, allegri e divertenti. Io vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buona preparazione al Natale e alla prossima volta, ciao!